Ciao a tutti! Da bambini molte persone amavano far esplodere vari oggetti con i petardi e guardare il risultato. Oggi faremo lo stesso e sono sicuro che vi piacerà. Abbiamo preso un sacco di grossi petardi e siamo andati in campagna per testare il loro potere distruttivo. Tutto quello che vedrete è molto pericoloso, sarà fatto da professionisti. Abbiamo un estintore, occhiali, guanti protettivi e plantago. A casa abbiamo preparato 4 lattini di Coca-Cola e abbiamo messo un petardo tra di esse. Vediamo se un petardo può danneggiarle. Purtroppo non ce l'hanno fatta e non abbiamo più la Coca-Cola. Il mio amico ha detto di avere delle scarpe da ginnastica di marca che resistono a tutto. Controlliamo. Wow! Come diceva mio nonno, se la suola è intatta, puoi ancora indossarle. Poi abbiamo preso una grande anguria, abbiamo fatto un buco e abbiamo messo la nostra bomba all'interno. Wow! Notate come si disperde in modo bello e uniforme? Ora mettiamo il petardo sotto la pentola di ferro. Sembra che sia volata nello spazio. Anche i manici sono caduti. Il prossimo è il bidone della spazzatura. Vediamo se riesce a volare più in alto del vaso. Non me ne sono nemmeno accorto quando è sparito. Puliamo accuratamente tutti i rifiuti perché torneremo qui ancora una volta. Incontriamo Tommy il gallo, che chiama il petardo alla battaglia. Penso che oggi i cani faranno festa. All'improvviso una mandria di spettatori viene a trovarci e chiede uno spettacolo. Così abbiamo riempito le bottiglie con un liquido speciale e le abbiamo messe su un ceppo. Che spettacolo! Le mucche erano scioccate e ci hanno chiesto di non far esplodere più niente. Ok, allora vediamo cosa succede alle uova. Guardate la forma interessante dell'esplosione. Alcune sono rimaste quasi illese. E poi c'è la parte migliore, il vecchio microonde. Credo che sia abbastanza grande da resistere alla forza dell'esplosione. A quanto pare non è il suo giorno migliore. Guardate cosa sta succedendo al rallentatore. Si incendia, esplode, incrina il vetro e si spacca come un trasformatore. Se vi è piaciuto scrivete nei commenti cos'altro vorreste provare e faremo un secondo video basato sulle vostre idee. Inoltre, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale.